Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince. Torniamo ad occuparci di temi economici e finanziari. Siamo nel pieno della settimana veronese della finanza. Questa sera vi portiamo la testimonianza di un'azienda importante del Veronese, quotata dal 30 giugno 2015. Mi riferisco a Masi Agricola. Abbiamo in studio l'amministratore delegato Federico Girotto. Benvenuto. Buonasera Matteo, grazie dell'invito. Allora, rientra questa intervista, dicevo, nel format Settimana Veronese della Finanza. Ci tenevamo a raccontare la storia di un'azienda che ha radici ben profonde nel nostro territorio. Proprio l'anno scorso avete festeggiato 250 anni, quindi davvero una storia invidiabile, e che appunto circa 8 anni fa ha fatto una scelta precisa di rivolgersi al mercato e di aprire l'azionariato. Vediamo anche il sito internet per dare un riferimento al nostro pubblico che ci segue, masi.it. qui potete trovare tutte le informazioni che riguardano la storia, i prodotti e le informazioni necessarie anche per capire i dati economici legati a questa grande azienda. Mi soffermo un attimo anche su questo slide, perché c'è un azionariato, ci sono gli azionisti significativi, lo vediamo qui, gran parte riferita alla famiglia Boscaini e poi altri investitori che hanno scelto di essere con voi in questo progetto di crescita. Dicevamo, cosa significa per un'azienda decidere a un certo punto di rivolgersi al mercato e di aprire appunto alla quotazione il proprio azionariato? Beh, nel caso di Masi ha significato in realtà un'apertura, un'aggiunta a quella che resta e deve restare l'anima dell'azienda, l'anima del marchio, che è essenzialmente la connessione con un territorio, quello delle Venezie, e con una famiglia, la famiglia Boscaini, che come si è visto dal grafico non solo mantiene circa 3/4 del capitale di Masi, ma già all'epoca della quotazione non ha venduto nemmeno un'azione, quindi la quotazione è stata fatta essenzialmente con un aumento di capitale per consentire a nuovi soci di entrare, e con la dismissione da parte del fondo di private equity che avevamo nell'azionariato di metà della sua partecipazione. E, ci abbiamo pensato abbastanza prima di intraprendere questo percorso, che poi è sfociato con la quotazione, essenzialmente esaminando una serie di elementi, intanto anche di alternative, perché poi tutti ce lo domandavano. Tra l'altro, quando abbiamo fatto il roadshow, è stata un'operazione internazionale che ha coperto 7 paesi da un punto di vista di initial allocation, e tutti ci domandavano: ma perché vi quotate? Non avete bisogno di soldi, la famiglia vuole rimanere sempre il riferimento dell'azienda, potete implementare i vostri programmi con una serie di altre formule, non so, un bond, non so, un altro fondo di private equity, ma insomma la volontà è stata quella di realizzare un'apertura appunto del capitale, e soprattutto di giocare sempre più open books, giocare con regole sempre più trasparenti, e sostanzialmente anche di raccogliere non tanto e solo risorse finanziarie, ma diciamo essenzialmente un capitale culturale, no? Quello che Michael Porter nel modello della catena del valore chiama la company infrastructure, cioè rafforzare l'infrastruttura societaria, l'infrastruttura dell'azienda, che è un'azienda che, allora come adesso, insomma, sicuramente penso sappiamo coltivare il vigneto, sappiamo fare il vino e anche sappiamo venderlo, però ecco, rafforzare, metterci in condizioni di sempre maggiore solidità dal punto di vista di infrastruttura aziendale. Devo dire che è un risultato che abbiamo conseguito, perché poi da allora non solo abbiamo attivato una serie di elementi di compliance obbligatoria per quello che si chiamava AIM Italia e oggi si chiama Euronext Growth Milan, ma anche di compliance volontaria, quindi modello 231, quindi l'internal audit, una serie di certificazioni anche di carattere sulla sostenibilità, che ci hanno messo sempre in maggiore robustezza, diciamo, strutturale. Se ci fosse qualche imprenditore all'ascolto tentato magari di fare questo salto, no? Ma ancora un po' indeciso, perché come ha detto lei è un passaggio sicuramente delicato, va ponderato in tutte le sue fasi, ecco, cosa consiglierebbe, cosa direbbe a questo imprenditore, a questa imprenditrice? Quali sono effettivamente i pro e i contro in una fase proprio di passaggio iniziale?
Beh, innanzitutto penso che non sia un passo da fare partendo da zero. Noi siamo, insomma, l'azienda è sempre stata innovatrice, la famiglia è sempre stata innovatrice e è stata innovatrice anche nella finanza, perché siamo stati la prima azienda italiana del vino private equity backed del 2006 con il fondo Alcedo. E quindi chiaramente quando hai un fondo di private equity, che peraltro è un fondo di private equity che poi anche qui, no, ognuno deve mettersi gli indumenti per come è fatto, e quindi il fondo di private equity che è uscito nel 2020, quindi è stato dentro di noi 14 anni, no? Quindi un operatore che ci ha consentito, diciamo, di sviluppare un primo presidio di quei meccanismi a cui facevo riferimento prima di infrastrutturazione societaria, e quindi di arrivare al momento dell'inizio dei lavori per la quotazione, insomma, in cui avevamo già tante cose, avevamo fatto il percorso Elite con Borsa Italiana, quindi non partire, cioè fare un percorso graduale che poi ti porta ad andare al mercato. E poi ognuno, insomma, il vestito se lo deve fare su misura, ecco, non ci sono cliché, non ci sono dogmi, non ci sono standard, cioè ci sono quelli obbligatori, ma poi all'interno di questi ti muovi in autonomia. È interessante anche vedere alcuni dati relativi alla vostra semestrale, perché effettivamente rispecchiano un po' quello che è stato l'andamento del settore vitivinicolo negli ultimi anni. Covid, post-Covid, un rimbalzo importante nel 2022. Qui vediamo per esempio un comunicato stampa presente all'interno del vostro sito, insomma avete ricavi a 33,1 milioni di euro, più 11 rispetto al periodo pre-Covid, quindi 2019, seconda migliore performance della quotazione dopo quella straordinaria del 2022. Diciamo c'è una leggera flessione su alcuni parametri rispetto proprio al 2022, che però diceva era stato un anno un po' particolare. Assolutamente, è stato particolare per due elementi da un punto di vista quantomeno di particolarità distributiva. Primo che insomma è stato un anno di ancora grande reazione alla di liberazione dalla precedente prigionia, se vogliamo dire così, derivante dal lockdown, e quindi c'è stato questo gusto di nuovo del leisure, della convivialità, della socialità, e noi insomma siamo un prodotto leisure collegato appunto a questi fattori del comportamento umano. Infatti anche il turismo ne ha beneficiato, i traffici internazionali, gli spostamenti internazionali delle persone ne hanno beneficiato. L'altro però grande elemento è stato quello della forte propensione della rete distributiva a riapprovvigionarsi per effetto delle criticità della logistica internazionale che abbiamo riscontrato l'anno scorso, soprattutto con i trasferimenti intercontinentali, quindi assenza o penuria di container, costi logistici importanti, alcune grandi nazioni overseas che sono state attanagliate da scioperi, quindi da manifestazioni sindacali che hanno ritardato gli sdoganamenti, e quindi tutti sono corsi a riapprovvigionarsi. Adesso viceversa questi elementi non solo non ci sono più, ma giocano anche in senso contrario, perché è chiaro che le persone, sappiamo, le famiglie sono sempre più sotto pressione inflattiva, le rate dei mutui salgono, quindi i consumi sicuramente sono diminuiti rispetto all'anno scorso, ma poi anche l'effetto della propensione al restock, come si è definito, viene meno. Addirittura invece adesso c'è il fenomeno opposto, quindi la rete vuole alleggerirsi un po', perché si sono, grazie al cielo, risolte quelle problematiche logistiche che avevano generato, ma anche perché c'è anche qui il costo del denaro e quindi il costo dello stock che tendenzialmente nessuno vuole sostenere. Quindi c'è l'effetto opposto, consumi sicuramente più contenuti, ma anche proprio questo, diciamo, movimento di aggiustamento che gioca in senso contrario. Insomma, vedete come anche il rialzo dei tassi ha delle conseguenze dirette, anche tangibili, in un settore come questo del vino, che tutto sommato comunque rimane un perno importante della nostra economia. Tra l'altro mi piacerebbe ricordare come Masi, al di là dell'impegno culturale con il premio ovviamente dedicato omonimo, punta tanto alla sostenibilità. Da anni autoproducete energia con impianti fotovoltaici nelle vostre sedi, e recentemente avete anche in qualche modo creato, con la collaborazione di un noto designer internazionale, tra poco vi diremo chi è, insomma, una bottiglia particolare, sostenibile, leggera, che potrà rappresentare uno, no,
degli asset futuri anche per la crescita nell'ambito della sostenibilità della vostra azienda? Sì, noi crediamo molto nella sostenibilità, ci lavoriamo ogni giorno, crediamo nelle tre gambe della sostenibilità, quindi sia quella appunto della sostenibilità ambientale, sia la sostenibilità sociale. D'altra parte un'azienda che ha fatto l'anno scorso la 250esima vendemmia deve essere connessa con i propri stakeholder sul territorio e anche a livello internazionale. E poi la sostenibilità naturalmente economica, non tanto per vedere l'azienda come un mezzo di creazione di profitto, quanto per avere quelle risorse derivanti dal tuo gestione che poi sono funzionali a ridare al marchio la sua retrocedere al marchio la sua alimentazione, ecco, con l'investimento sul marchio. Detto questo, sì, la bottiglia che abbiamo sviluppato in collaborazione con l'architetto Piero Lissoni, un grande designer italiano conosciutissimo a livello internazionale, è particolarmente emblematica non solo perché è una bottiglia proprietaria Masi, non solo perché l'abbiamo sviluppata e realizzata in un momento in cui anche qui la pressione sul mondo del vetro era insostenibile, no? Ma anche perché appunto è sostenibile in se stessa, quindi parliamo di una bottiglia di meno di 400 grammi di peso, per intendersi più di un terzo in meno di una bottiglia convenzionale, ma anche perché l'abbiamo applicata all'emblema, il nostro prodotto emblema di sostenibilità, che è Fresco di Masi. Fresco di Masi, un prodotto che abbiamo lanciato pochissimi anni fa e che per noi è un po' stato un po' il figlio del Covid e di una serie di riflessioni che abbiamo fatto chiusi in casa con il lockdown, ma che è non solo un nuovo vino, ma un nuovo concept di vino. Quindi è un prodotto sostenibile non solo perché è organico, ma anche perché, per esempio, non c'è uso di legno, non c'è filtrazione, è basso di grado e appunto aveva tutto il suo packaging, è stato pensato a questa insegna, quindi a carta riciclata, e quindi anche la bottiglia è una bottiglia leggera, identitaria e proprietaria, che ci ha fatto molto piacere iniziare ad applicare proprio Fresco. È una bottiglia anche particolare, vediamo sempre dal vostro sito la pagina, tra poco vedremo questa immagine, insomma la pagina dedicata a questo prodotto, che effettivamente ha delle caratteristiche davvero particolari dal punto di vista della sostenibilità, sì, ma anche del prodotto, perché insomma è biologico al 100%, quindi. Sì, ma molti ci hanno chiesto se è un prodotto destinato ai millennial oppure comunque alle giovani generazioni. Perché ha questo design, vero? Allora sì, ma anche non solo, nel senso che, allora, prima di tutto ai millennial, si può essere millennial emotivi anche senza essere un millennial anagrafico, per esempio io mi sento tale, ma secondo è soprattutto una grande ulteriore occasione di consumo che diamo ai nostri consumatori affezionati, a chi naturalmente adora la Marrone Masi, a chi adora Campofiorin, ma perché, per esempio, in un momento in cui voglio, diciamo, abbassare il mio livello alcol nel mio consumo conviviale, non posso pensare a un prodotto del genere, un prodotto rosso che si beve fresco, un prodotto più easy going, diciamo, ecco, Fresco è tutto questo, e sicuramente è una proiezione del marchio Masi nel futuro più che semplicemente un nuovo vino. E concludendo un po' sul futuro, visto che ha citato questa parola, quali sono le altre linee guida che come azienda state portando avanti per cercare di far crescere e di far celebrare fra 250 anni ancora, no? Il 500esimo, ci proiettiamo già in là nei secoli, scherzi a parte, insomma, una lunga storia che comunque prosegue in maniera molto vivace. E ecco, quali sono le linee guida, i driver di base noi cerchiamo di lavorare in equilibrio tra tradizione e innovazione, che quindi vuol dire essere consapevoli e coltivare quello che è l'heritage del marchio e dell'azienda, quindi la sua storicità, la sua connessione con il territorio di riferimento. D'altro lato però non possiamo evitare, anzi vogliamo implementare quella che è la manutenzione evolutiva di questo heritage, che vuol dire che dobbiamo sempre pensare a rinnovare il marchio e a dargli dei significati sempre nuovi. Un esempio tipico di questo paradigma è quello della Masi Wine Experience, quindi il nostro progetto volto a raggiungere un contatto sempre più stringente con il consumatore finale, che si snoda attraverso varie azioni. Una di queste è quella della esperienzialità enoturistica o turistica, che noi oggi sviluppiamo in 7 location in Italia e all'estero, ma per cui anche siamo impegnati in questo grande investimento non ricorrente che è Monteleone 21, la nuova cantina aperta che stiamo realizzando in Valpolicella, che sarà veramente una entry gate non solo al mondo Masi, al marchio Masi, ma a veramente tutta un'area che ha
che deve essere beneficiata da una conversione, diciamo, una deviazione di tutto quel traffico turistico che passa per la provincia di Verona ogni anno, la Valpolice e la Classica. Anche qui, sempre sul sito, potete vedere e approfondire quanto ci sta dicendo Girotto, quindi vivi la tua esperienza, soprattutto nel territorio, ecco, della Valpolicella, e qui, insomma, le tenute, dicevamo, Sant'Ambrogio, le Cantine Masi, sì. Poi anche Serego Alighieri, alla Zise con la tenuta Canova, Valdobbiadene, poi c'è addirittura insomma, in Argentina, attraversiamo l'oceano per andare, poi la Zise con di nuovo. Insomma, ma poi abbiamo anche in bar, vedi, ecco. A Cortina e a Monaco di Baviera, Maximilianstrasse, qui non sono solo le porte delle cantine che si aprono quindi per ricevere visitatori, ma in questo caso esportiamo il marchio e lo esportiamo dove ci sono anche dei contenuti, delle esperienze che sono non solo, sono, restano sempre e devono restare sempre vinocentrici, saldamente vinocentrici, certo. Ma sono anche sempre di più lifestyle e quindi danno al marchio significati addizionali, significati nuovi e quindi contribuiscono a evolverlo. Davvero complimenti, perché abbiamo spaziato da questioni più tecniche, economiche a diciamo aspetti di lifestyle, come ha detto Federico Girotto, e quindi un'azienda completa, oltre 250 anni di storia, che comunque guarda continuamente al futuro, proiettata insomma in quelle che sono le linee guida per essere sostenibili, innovatori al contempo e quindi anche accontentare comunque il mercato, non solo dei clienti finali, ma anche coloro che hanno creduto in questa e crederanno in questa azienda dal punto di vista degli investimenti. Dottor certo. Girotto, grazie per essere stato con noi, per averci aggiornato sull'attività della vostra azienda. È un piacere, grazie, buona serata. E noi chiudiamo questa puntata destinata e dedicata a Masi Agricola, ci vedremo alla prossima.